contro, diciamo, i suoi testi omofobi e quindi l'esaltazione appunto di alcune realtà che non andrebbero condivise. Sì, comunque sono contesti molto violenti. Esatto. Ma questo spiega anche magari la collaborazione con la punk band Rancid, che tra l'altro ha fatto parte del bagaglio di Buju Banton, che è proprio nel 98. Nel 98, esatto. Infatti questo magari può spiegare come, perché i suoi testi violenti magari si possono conciliare con quella che era l'idea punk, che nasceva comunque in concomitanza del suo periodo di vita. Ma io proporrei di introdurre i prossimi artisti che andremo a trattare. Sì, parliamone. Al momento volevo ricordare che Buju Banton purtroppo è detenuto, sì. No, ci tengo a dirlo. È importante, perché uno dice vabbè, ma mo che fa, perché è morto o non è morto, quindi comunque lo pagano. Okay? Comunque lo pagano. E quindi si sta facendo 10 anni proprio per detenzione di stupefacenti e anche spaccio, a quanto ma pare. Ma guarda un po'. Nessuno, chi l'avrebbe chi l'avrebbe mai detto, no? Allora invece Marco adesso ci fa sentire, andiamo su più, un po' più sul leggero, sì, ma in un certo senso molto profondo. Sì, questi ragazzi qua praticamente sono speciali, sì, sono pazzi, no? Adesso li ascolterete, vedrete un po', no? Poi ne parliamo. E ascoltiamo Money, ma prima Any Dub You Like, Easy Star, All Stars. Bari Rock City. Rasta man take over, and it's our life all over. Yeah, it's sweet love and unity and power on the scene. Gotta be keen, I'm along the queen, I'm going to be in a machine as long as I say. Step it on the Rasta man, Bari Rock City. Ah!
good man bad. Yeah, yeah. Money will make love man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. Forget about the good times. The bad will make it change your ways. You're not careful, it will make you lose your mind. Yes, if you worship it, destined for your fall. Very addictive, watch the selective. No matter sell your soul, just feel the money. When Jah Jah come, ain't nothing funny. Can't pay your way in a Mount Zion. Not for you have no love in your heart, my friend. Yeah, yes. Never remember what them used to beg a dollar. Never remember what them used to beg for hunger. Now them get rich and a one like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money a money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man, a kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get stronger. You know what you're saying? It's all the root of all evil. There's a youth. Man, me a beg enough. Don't bother mix up. You know the boy them suckin'. Boy, you for trouble, we'll get it on the double, double, double. And the people chase. Boy, now watch no face. When the little thing they want fit on the place. Man, a different way them dollars and cents. Yeah, don't bother play with your life, yeah, my friend. Where we work, well. Money will make a good man bad. Yeah, 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 yeah. Money will make Star All Stars Money, tra l'altro, Any W Like, che sono due cover dei Pink Floyd, esatto. Dark Side of the Moon, appunto, che sono rispettivamente Any Color You Die you like e Money, che rimane Money. Non cambia. Allora, degli Easy Star, diciamo che sono un gruppo di ragazzi che si sono proprio cimentati nello stravolgere gli album più famosi, diciamo, di alcuni artisti in particolare. Adesso ricordiamo qualcuno. Pink Floyd qui con Dark Side of the Moon e esatto. Anche con, per i Radiohead. Esatto, hanno fondato Radio Dread, appunto, esatto, nel 2006 con OK Computer, tutto rifatto ovviamente in chiave dub, reggae. Esatto, e l'ultimo lavoro che hanno fatto, che nel 2009 praticamente invece ripropone Sgt. Pepper's, quindi un capolavoro dei Beatles, nella loro Easy Stars Lonely Heart dub band. Invece nel 2008 fanno un album di musica loro. Esatto, originale. Until That Day, giusto? Until That Day. Alla formazione ricordiamo Michael Goldwasser, Victor Axelrod, ovvero H. Victor Rice, e Patrick Dower, che sono, diciamo, i componenti che partecipano alla realizzazione di questi progetti. Comunque hanno preso, voglio dire, un onere grandissimo nello strutturare tempi, come abbiamo potuto notare, come ci ha fatto notare anche Marco, molto complessi, che erano quelli dei Pink Floyd, comunque rivisitati. Sì, in particolare nel pezzo di Money. Soprattutto nel pezzo di Money l'hanno rivisitato comunque in chiave dub, quindi hanno dato un tocco tutto loro. Poi sicuramente nel loro EP Until That Day si viene a riscoprire poi quello che è il frutto, il nocciolo della band. Sì, quelle
diciamo, l'estratto, il fructus. Allora dovete sapere che viaggiano, sapete, le spugnette copri microfono, no? Ce ne sono diverse. Gli anti-pep, come dice Gianni, ce ne sono di vari colori. E quindi i ragazzi, che sono ragazzi, no? Sono, si divertono a creare. E salutiamo Bruce, un ragazzo speciale con noi. Salutiamo anche Pierri, il drugo. Salutiamo tutti. Salutiamo Alex, che probabilmente ci ascolta. Ci dice Raffa. Sì, infatti, Drugo, riprenditi. No, guarisci, vieni, che avete le influenze. Non lasciatevi influenzare, no? Esattamente, è importante. Tra uno starnuto e l'altro andiamo... Io direi che ci sentiamo il prossimo blocco che ci mette adesso giù Marco Pazzo, che è un pezzo bellissimo, che è quello che fa no, ma prima sentiamo Roots and Culture con Mickey Dread. Bari Rock City. Now here comes our special request to each and every one, especially those my brethren who forget where they are coming from, you know. This song is called Roots and Culture. Skip, skip it, skip.